I don't believe, from a biblical perspective, that a woman have to wear makeup and fake hair to be beautiful. And this is one of my arguments. The women have been commercialized in such a way until they feel as though their hair is not good enough for them, so they want to buy some. The way God made them isn't good enough for them, so they want to put on lipstick and all this other thing. I'm a firm believer that God's creation is naturally beautiful. C'è stato un tizio che ha commentato sul mio canale dicendo che Bill Maher, che è un comico statunitense sbattuto a milioni di telespettatori tutti i giorni, capito, in TV uno si aspetta che qualcuno, ecco, ti smonto io la religione, tu non hai capito niente. Ma Marcel, ma ci sei cascato anche tu, ma non lo sapevi che la religione è una trappola? Ma te lo dice Bill Maher, un miliardario che sta lì davanti alla TV e dice alla gente che la religione, ragazzi, la religione, siccome questi devono fare i miliardi, la religione è la, diciamo, la parola di Dio ti dice non ti mette dei limiti, loro ovviamente dicono che la religione è stupida. Praticamente va a trovare tutti questi fondamentalisti coglioni cristiani, no? E ridicolizza, cioè prendendo proprio la feccia, proprio i coglioni che vanno in chiesa così per moda, così perché capiscono che stanno a fare. La religione, diciamo, che è stata messa davanti alle pecore, diciamo, è una religione che va bene, che funziona benissimo per quei pochi. This brand have made bigots in the past feel justified in slavery. That's right. And one of the methods used to take the fight out the slave is to hold this brand in front of them. That's right. And because the slave didn't know the scripture, the learned European misinterpret scripture and said, obey your master. Ovunque ci sono miliardi, TV per esempio, è in mano ai mostri, ragazzi. Ovunque vedete una produzione molto ricca, e la ricchezza la vedi dalle luci, dal come è vestito, dalle parole scelte con cura e tutto quanto. Vedete, se quella produzione che state vedendo costa miliardi, lì c'è la fregatura, c'è la mano del tuo padrone. E quindi Bill Maher, che parla lì alla CNN, forse, non so che canale è, però canale grossissimo, è una prostituta che lavora per l'elite, capito? Perché sennò chi è che paga miliardi a qualcuno per dire quello che è giusto? Ok? Quindi questa è la soluzione, ragazzi. Lontano, qualsiasi cosa, qualsiasi versione esce dalla bocca di una produzione ricca, quindi TV, radio, sono tutti in mano ai mostri. Non ti faranno mai uscire l'eroe lì in TV. Non c'è l'eroe in TV. Non ci potrà mai essere. Per esempio, tu che hai trovato il mio canale, hai cercato un bel po' che hai trovato il mio canale. Molta gente non lo trova il mio canale. Molta gente, boom, accende la TV, e loro sono esperti, chissà che la gente guarda. Loro devono apparire, devono inventare un falso eroe, no? Che va tipo contro il sistema, quando in realtà non è contro per niente. E quindi la gente ci casca, pensando, l'ho fregato tutti, ho capito tutto. Questo è cattivo, invece questo è buono. Non capiscono, quelle sono marionette che ha in mano chi controlla il sistema e fa la marionetta buona e la marionetta cattiva. Però sono entrambi nelle mani del lupo che te se magna. I massoni controllano il mondo, ragazzi, ecco la loro stretta di mano e il mondo dietro, a palla. Ecco i mostri, ragazzi. Possiamo riconoscere i mostri perché si osano dipingere Dio come un bambino, così, e la Madonna e tutto. That's idolatry! Qui se uno vuole farsi una partita con un po' di onde che caricano, diciamo, di energia, c'è anche il campo qui. Sempre in questa montagna stiamo sopra Tivoli e sotto questo albero qui, sotto questo sasso qua, qualcuno ha lasciato questo foglio qua, no?
che ora vi vado a leggere. Vorrei dare anch'io qualcosa di prezioso a questa natura che accoglie ogni essere a braccia aperte, in ogni sua forma esprime le grandi forze di cui è dotata, come l'aria che si impone in ogni stagione, su cui questo posto così forte da non comprenderla mai. Lo considero un posto speciale perché sembra come la meta della montagna, facile da arrivare per quanto speciale sia. Avere rispetto di tutto questo è vivere con valore, capire il naturale stato di indisponenza che si prova nella città, dal reale benessere che questa perfetta imperfezione ci porta nei pensieri. Il semplice distacco dal caos cittadino a questo già crea una bellissima idea. Di tutto questo la natura è lo psicologo di chi ne ha bisogno, perché ci mette alla prova sempre tirando fuori l'inconscio di chi non si comprende. Firmato M.B. Tributo alla natura. Beh, aggiungiamo qualcosa. Io, più che la natura, ringrazierei colui che la barra ci ha creato. Firmato senza puntato, ma Marcel Minga, non mi nascondo. Lo fate voi. Poveri piccoli uomini, piccolissimi siete. E lo rimettiamo qui nel sasso. Allora, perché a noi ci sembra ridicolo pensare che qualcuno ha creato tutto questo, no? E quindi io che ho ringraziato lì, sembro chissà che ho fatto, no? In questo momento il tuo corpo sta moltiplicando cellule, sta facendo una serie di cose in automatico, cioè delle copie in continuazione, con possibilità di correggersi mentre fa le legge del DNA, poi fa una copia di ogni cellula. Questa, praticamente queste operazioni, mentre tu stai facendo le tue cose, il tuo corpo magari sta digerendo, sta smontando il cibo e tutto quanto. Ora, il fatto che tu pensi, per esempio, sei, come si dice, ateista, nel senso che pensi sia stupido pensare che qualcuno ha creato questa complessità, zitto, e comunque, quindi anche tu che non credi che ci sia un dio, diciamo, o un creatore, chiamalo come ti pare, che ha creato tutta questa complessità, quella è una credenza che si chiama ateismo. E siccome la maggior parte delle persone che abbiamo intorno sono stupide, ti verrà il dubbio che la maggior parte delle persone che abbiamo anche crede in questa forma, cioè che non esiste niente, siamo stati creati dal niente, cioè tutta questa complessità è venuta da un'esplosione, cioè da una distruzione dal niente, praticamente c'è stata tutta questa complessità, cellule che si fanno copie, che si correggono, tutto quanto, no? Occhio umano è una cosa complessissima, tutto quanto, no? Pura follia. Quindi anche la tua, quindi, è una credenza. E poi un'altra cosa, il fatto che molta gente vede, appena gli parlano di religione, pensa queste cazzate, queste stupidità, è perché a chi ci controlla conviene che noi ci allontaniamo, pensiamo come a noi stessi, che siamo venuti dall'evoluzione, dal niente. Cioè il niente ha creato sassi, cose, tutto quanto, si è formato questo pianeta così bellissimo, praticamente, dove c'è un ordine spettacolare. Quando vieni in natura, almeno a qualcuno, gli si accende un po' il cervello e comincia a vedere come tutto, la formica, i vermi e tutto, trasformano tutto, ed è tutto un giro che serve. Per esempio, ognuno ha un suo compito, e nel vivere la propria vita compiono un compito che è tutto così collegato perfettamente, e non può essere
venuto dal niente così, no? Da una distruzione. Il fatto che loro ti mettono in testa invece, e ci mettono in testa, è la maggior parte dei deficienti che abbiamo intorno a questa credenza, è perché loro hanno il potere di cambiare la percezione di come tu vedi la realtà. Se tu te stesso lo vedi come una cosa insignificante, che sei venuto dal niente, e io dico sempre, ma anche se non fosse così, anche se tu non ci credessi che c'è un Dio, ti conviene rispettare te stesso, dire che io ho, vedendo la complessità che ho intorno, qualcuno ha voluto che io ci sono qua, che io ci sia qua, e quindi questo posto è fatto apposta per me, e io non sono un dettaglio, ok? E allo stesso modo, per questo, anche se non ci credi, per esempio, se la Terra è piatta, sferica, ti conviene dire che è piatta, perché significa tu al centro di tutto. Pianeti con il Sole girano, cioè, capito? I pianeti girano intorno al Sole e il Sole gira, si allontana, si avvicina, no? Ti conviene, in questo modo tu metti te stesso al centro. Loro, chi ti controlla, siccome vuole metterti come un dettaglio insignificante, in questo modo ti possono controllare tranquillamente. Questa è la realtà. Fra poco troveremo una fonte, si chiama Fonte Bologna. Adesso andiamo alla fontana e riempiremo la solita bottiglia. Niente, c'è questa casetta qua, abbandonata, ci sono queste bottiglie, però non sento acqua. Beh, non è proprio acqua di fonte, però mi sembra pulita, diciamo. Finalmente abbiamo trovato l'acqua di fonte, quindi svuoto e la riempio di nuovo. Spettacolare, questa è l'acqua di fonte, quindi pulita. Cominciamo. Quell'altra invece era un po' difficile prendere perché non c'è, esce così, però vale la pena fare lo sforzo. €50.000.